Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati al quarto appuntamento di Quarantena Art. Oggi pomeriggio vi invitiamo a immergervi nella bellezza con la B maiuscola. Infatti trattiamo uno dei pittori in assoluto più amati, uno dei più idolatrati, proprio perché sono riusciti attraverso le loro opere immortali a rappresentare la bellezza che potremmo definire davvero eterna, proprio perché è senza tempo. Sto parlando di Sandro Botticelli, nato nel 1445 a Firenze. Il suo vero nome era Alessandro Di Mariano Di Vanni Filippetti, il suo cognome, conosciuto da tutti Sandro. Il papà faceva il conciatore di pelli. E come mai il soprannome di Botticelli? Ecco, è legato al termine fiorentino di battigello o battiloro, che in poche parole consisteva nell'attività di orafo, attività di cui faceva, diciamo che svolgeva con grande successo il fratello Antonio, che poi vedremo rappresentato in una delle, attraverso una medaglia che vedremo in una delle opere nel corso del pomeriggio. E presso un orafo si formò lo stesso Botticelli, probabilmente proprio agli inizi, quando era un poco più che un ragazzino. E la scelta di iniziare presso la bottega di un orafo era piuttosto ricorrente nella Firenze del tempo, perché sapete, questa attività avrebbe aiutato i pittori ad avere una maggiore dimestichezza con la precisione, con i dettagli, con la linea. Quel linearismo, quella particolare, diciamo, quel particolare approccio, insistendo molto sul disegno e sulla figura, che è tipica dell'arte fiorentina. Quindi sono diversi, appunto, artisti che si sono formati dagli orafi. Tuttavia, il vero e proprio apprendistato di Filippo ha inizio, quando lui appunto è molto giovane come consuetudine, presso un altro pittore molto noto, di cui qui state per vedere l'immagine forse più conosciuta, che è Fra Filippo Lippi. Un frate, appunto pittore, che aveva tra l'altro una rocambolesca fuga dal convento insieme alla donna da lui amata. Ecco, sappiamo che Botticelli iniziò l'apprendistato da Lippi tra il 1464 e il 1467. E proprio nella scia delle Madonne dei Lippi, una delle quali appunto la Lippina conservata agli Uffizi, quella che state vedendo davanti ai vostri occhi, ecco, su questa, diciamo, su questa scia si forma Botticelli con le sue prime Madonne, che sono in effetti come quella dell'ospedale degli innocenti, realizzata quando lui aveva 20 anni, sulla linea di questo linearismo appunto tipicamente lippesco. A un certo punto però il Lippi va a Spoleto appunto per mettere in mano ad una committenza molto importante, quindi Botticelli, che non è ancora pronto evidentemente per lasciare Firenze, di fatto poi non avrebbe mai lasciato la sua città durante la sua vita, se non una parentesi romana che poi vedremo. Ecco, dicevo, dovuta alla dipartita dei Lippi verso Spoleto, Botticelli si trova probabilmente a girare altre botteghe. Entra presso nella bottega di Piero Pollaiolo, va da Andrea del Verrocchio, che ricordiamo soprattutto anche per essere stato il maestro di Leonardo, quindi il giovane Leonardo gravita all'interno del Verrocchio, avendo appunto a respirare un po' quella che è una, diciamo, l'atmosfera di una bottega molto variegata, perché il Verrocchio era sia pittore, tra l'altro, che scultore, insomma. E in effetti le Madonne che vanno tra il 1468 e il 1469, come questa meravigliosa di Capodimonte che state vedendo, hanno diversi riferimenti al Verrocchio, soprattutto con questi piani prospettici che scalano alle spalle dei personaggi. Guardate anche la soluzione di questo recinto che separa la Vergine con gli angeli dal giardino retrostante, un'allusione sia all'ortus conclusus della Vergine, quindi alla sua, diciamo, verginità, alla sua purezza, che anche proprio uno stratagemma, un metodo per poter costruire lo spazio attraverso questa prospettiva che a Firenze era molto appunto praticata, insomma, anzi la prospettiva nasce proprio a Firenze. Non dimentichiamo che Firenze è assolutamente il centro culturale del mondo, ma anche il centro economico, perché attraverso un'ampia libertà veramente che si poteva incontrare, diciamo, nella Firenze del tempo attraverso gli strati sociali più alti, si era generata una ricchezza davvero molto particolare, insomma, una ricchezza che era fondata ad esempio in gran parte sul denaro.
quindi le lettere di cambio che equivalgono un po' ai nostri assegni o cambiali, che somme di denaro che potevano essere riscosse all'estero. Infatti anche in Europa i fiorentini godevano di una fama molto alta a livello proprio di queste, diciamo, di questa attività, superando anche addirittura noi lombardi, insomma, tant'è che all'inizio il cambiavalute era chiamato Lombard in inglese, poi dopo piano piano, insomma, i fiorentini hanno, diciamo, scavalcato i lombardi appunto attraverso la creazione anche di tutta questa serie di banche, di banco, di cui c'erano anche a Milano appunto degli esempi, generando, dicevamo, questa ricchezza che si traduce in una straordinaria, diciamo, fioritura di committenze, davvero una ricchezza economica che si traduceva in una sostanziale stabilità politica sotto l'egida dei Medici, nonostante non mancassero le congiure e i tentativi di esautorare il dominio mediceo. È famosa tra tutte la congiura dei pazzi del 1478, che si è conclusa proprio con la morte di Giuliano de' Medici, personaggio conosciuto da Botticelli. Ebbene, Botticelli inizia a frequentare l'ambiente mediceo, ma anche un po' quelli che sono gli altri grandi banchieri, i grandi mercanti del tempo. Infatti, come vedremo, le committenze riguardano, ad esempio, nel 1470 la decorazione, anche se di un solo quadro, del Tribunale della Marcanzia, che si trova in Piazza della Signoria, dove Botticelli va ad affiancare il pollaiolo nella rappresentazione delle sette virtù. Infatti qui potete vedere un'opera del pollaiolo, una delle sei, mentre la settima, diciamo, probabilmente perché il pollaiolo era in ritardo, venne affidata al nostro Botticelli. Infatti guardate lo straordinario trono riccamente decorato, guardate le forme fantastiche che sicuramente forniscono un richiamo preciso alle qualità morali che si dovevano, diciamo, competere a quello che era questo tribunale, perché doveva essere un luogo in cui si, diciamo, veniva utilizzato per redimere le questioni sorte tra i diversi mercanti. Quindi bisognava essere in possesso di una serie di virtù che venivano poi rappresentate appunto attraverso questo ciclo straordinario. Ecco, e da qui direi inizia un po' il percorso di una maturità che si traduce tra l'altro nell'iscrizione anche alla Corporazione di San Luca, insieme al suo giovanissimo amico e allievo Filippino Lippi, il figlio di quel Filippo Lippi presso il quale Botticelli aveva iniziato. E ciò che distingue Botticelli dagli altri artisti fiorentini del tempo è sicuramente questa continua ricerca della bellezza assoluta. Una bellezza che va, come dicevamo prima, al di là dello spazio e del tempo, che porta Botticelli a staccarsi progressivamente dai modelli iniziali e ad elaborare uno stile veramente diverso da quello dei contemporanei, sostanzialmente unico. Botticelli, in poche parole, inizia veramente a scegliere quasi unicamente la grazia con la G maiuscola. La grazia si può tradurre con tante componenti, appunto, con tante sfaccettature differenti. Guardate anche qui, abbastanza rapidamente, il dittico con le storie di Giuditta del 1472, Giuditta e la sua Fantesca che lasciano l'accampamento, diciamo, dove Giuditta aveva appena tagliato la testa a Oloferne per liberare il popolo dalla sua oppressione. E nella seconda tavoletta invece vedete il ritrovamento appunto del corpo di Oloferne ormai senza testa. Ecco, la grazia, l'eleganza, anche proprio in una sorta di rappresentazione assolutamente drammatica e inconsueta rispetto agli ideali di bellezza che abbiamo in altre opere. Botticelli, insieme all'ambiente mediceo, o comunque contestualmente all'ambiente mediceo, frequentava sicuramente un ambiente che viene chiamato dei neoplatonici. Che cos'è il neoplatonismo? È un revival, potremmo dire, introdotto soprattutto da Marsilio Ficino a Firenze, di cui facevano parte anche altri letterati come il Poliziano, che vuole andare a recuperare quelle che erano le virtù degli antichi come modello etico della vita civile, arrivando quindi a conciliare gli ideali cristiani con quelli della cultura classica. È un po' questo in sintesi l'ambiente neoplatonica. E questo ambiente influenza moltissimo le arti
parti figurative, i temi della bellezza e dell'amore divengono infatti centrali nel mondo neoplatonico, perché l'uomo, spinto dall'amore, può elevarsi dal regno inferiore della materia a quello superiore dello spirito. E in questo modo, attenzione perché questo è molto interessante, viene riabilitata la mitologia. Quindi la mitologia greca non c'è timore che venga censurata anche nei suoi episodi, diciamo così, meno edificanti, virgoletto l'aggettivo, ma la mitologia, attraverso appunto ciò che ci può insegnare, spiega il modo in cui l'uomo possa, diciamo, sospeso tra vizio e virtù, ricercare il bene. L'uomo in pratica era tendenzialmente rivolto verso il bene, ma era incapace di conseguire la perfezione. E infatti l'istinto era quel pericoloso, diciamo, pedale appunto che lo spingeva verso la ricerca dell'irrazionalità. Ed è il motivo per il quale, ad esempio, Venere viene assurda a simbolo dell'arte del Botticelli e dei neoplatonici in generale, proprio perché soddisfa una duplice tipologia: la Venere celeste, simbolo dell'amore spirituale che spinge l'uomo verso l'ascesi, e la Venere terrena, simbolo di quello che è l'istintualità e della passione che lo ricacciano verso il basso. Quindi anche questo, ricordiamoci, è molto importante per spiegare come mai capolavori che, senza tempo, che vedremo tra poco, in particolare la Venere, appunto la Primavera, nascono in un ambiente, diciamo così, non cadendo dal cielo in maniera casuale, ma proprio perché c'era un terreno fertile di queste dottrine filosofiche veramente molto molto uniche nella Firenze del tempo. Ecco, come dicevamo prima, inizia a lavorare non soltanto per i Medici, ma anche per gli altri grandi personaggi che svolgevano un po' attività creditizie, di banchieri, ad esempio Gaspare di Zanomi del Lama, di cui state vedendo, per il quale state vedendo il capolavoro del Conservatorio degli Uffizi, svolgeva l'attività di sensale e dell'arte del cambio, appunto. Questa adorazione di immagini del 1475 è molto importante, prima di tutto perché sono rappresentati i Medici. I Medici hanno, diciamo, prestano il volto sia ai Re Magi che vedete ai piedi, naturalmente, della Vergine e del Bambino, che anche, diciamo, prestano il volto degli astanti che si distribuiscono, in particolare nel lato sinistro, guardando appunto la composizione dal punto di vista dello spettatore. Per cui il mago più anziano inginocchiato in adorazione del Bambino, che ha già deposto il suo dono ai piedi della Vergine, questo è Cosimo de' Medici, mentre il secondo e il terzo, con i doni ancora in mano, uno col mantello rosso foderato di ermellino e l'altro appunto retrostante, sono i figli di Cosimo de' Medici, Piero il Gottoso e Giovanni. Dietro di loro si trova il grande Lorenzo, figlio di Piero, con una lunga veste bianca e una berretta come cappello, a cui sul lato opposto, in posizione simmetrica, fa da contraltare suo fratello minore, Giuliano, che da lì a 3 anni, nel 1478, sarebbe morto nella famosa congiura dei pazzi. Giuliano è quello con il vestito corto nero e rosso bordato di oro. Il committente si trova in posizione defilata nel gruppo di destra, vestito di azzurro con i capelli bianchi, mentre il giovane in primo piano che guarda lo spettatore con l'ampio mantello arancione è sicuramente un autoritratto di Botticelli. Compaiono anche Poliziano, Pico della Mirandola, Filippo Strozzi, Tornabuoni, insomma tanti e tanti personaggi. In questo modo, vedete, le persone potevano, diciamo, trovare come astanti, come partecipanti di una scena sacra svoltasi chiaramente in un'epoca molto lontana, proprio perché parliamo dell'adorazione del Bambino, potevano trovare questi grandi personaggi, dei quali magari a volte la fama non era particolarmente edificante, perché ricordiamoci che, insomma, secondo la dottrina cristiana, comunque maneggiare il denaro non era insomma una delle prassi più virtuose, nonostante di denaro non se ne potesse fare a meno, tant'è che i fiorentini diventano anche i banchieri ufficiali dei papi, per esempio di Papa Sisto IV della Rovere. Insomma, quindi giocò molto nell'assetto politico della nostra penisola, che ai tempi era estremamente frammentata, proprio questo ruolo di banchieri di cui molte corti avevano naturalmente bisogno. Insomma.
Inizia poi a lavorare anche per la famiglia Vespucci, ecco, probabilmente il primo personaggio che verrà in mente è naturalmente Amerigo, ebbene Amerigo Vespucci apparteneva appunto a questa famiglia, e il Sant'Agostino splendido che state vedendo davanti ai vostri occhi, dipinto per la chiesa di Ogni Santi, è tuttora conservato in quella chiesa fiorentina, che era la chiesa di giusto patronato, diciamo, dei Vespucci, mostra l'altissimo livello qualitativo di un'opera come questa, che va a, diciamo, sublimare il lavoro di Botticelli alla vigilia dell'importante, anche se molto breve cronologicamente, partenza per Roma. Perché cosa succede? Il 27 ottobre del 1480 Botticelli, Cosimo Rosselli, Ghirlandaio e Perugino, quindi pittori, diciamo, fiorentini o di nascita o di adozione più in vista nel tempo, lasciano la capitale medicea per arrivare nel Sancta Sanctorum del mondo cristiano, cioè quella cappella fatta costruire da Papa Sisto IV della Rovere, dove i registri mediani, sto parlando della Cappella Sistina, che conoscete tutti ovviamente per Michelangelo, a cui dedicheremo una delle prossime puntate, lasciamo perdere la volta, lasciamo perdere la parete centrale del Giudizio Universale con Michelangelo, perché li vedremo nella sede opportuna. Ecco, ricordiamo che i lati mediani della cappella, che è molto lunga e stretta, diciamo, quindi è un rettangolo, sono rivestite dalle storie d'affresco, 10 episodi in una, storie di Mosè e storie di Cristo, con un parallelo serrato, diciamo così, tra l'Antico Testamento rappresentato da Mosè e il Nuovo Testamento rappresentato dal Cristo, con naturalmente alla fine l'esito di primato del Nuovo Testamento. Non poteva che essere altrimenti, perché il Papa a cui la cappella era, diciamo così, dedicata, perché poi insomma tra conclave e funzioni importanti la Cappella Sistina era veramente il cuore della cristianità, dicevo, il Papa non può che presentarsi naturalmente come l'erede del Cristo, e quindi vincono sulle storie di Mosè e le storie di Cristo. Ecco, Botticelli ne realizza tre: le prove di Mosè, le prove di Cristo e la punizione di Corada, Tal e Abiram. La critica non è entusiasta, passatemi il termine, rispetto ad altre opere di Botticelli. Sembra che lui non fosse particolarmente a suo agio con le proporzioni degli affreschi, con le scene che doveva rappresentare, forse perché era abituato ad altri formati, in effetti ad altre tecniche che non erano sempre, insomma, quelle dell'affresco. Sta di fatto che non risultano tra le sue prove più brillanti, diciamo così. Peraltro l'esperienza si conclude abbastanza rapidamente, perché nel frattempo il papà muore, quindi lui è costretto a ritornare a Firenze, e da lì poi non farà più ritorno a Roma. Nel 1483, appunto, quindi al, diciamo, al ritorno definitivo ormai da Firenze, inizia questa escalation di capolavori, e quindi abbiamo la Primavera, abbiamo quadri quindi che davvero fanno innamorare ancora oggi nel, diciamo, nelle sale degli Uffizi in cui sono esposti. Abbiamo la Venere, i due tra l'altro vengono rappresentati, vengono ricordati da Giorgio Vasari, entrambi appunto nella Villa Medicea di Castello, situata appena fuori Firenze, che oggi è la sede dell'Accademia della Crusca, ma che probabilmente erano stati realizzati per Palazzo Medici Riccardi, che era il vero e proprio palazzo in cui risiedevano i medici, quello che situato in quella che un tempo era chiamata Via Larga, oggi si chiama Via Cavour, ed erano state probabilmente realizzate per il cugino di secondo grado del grande Lorenzo, quel Pier Francesco de' Medici. L'uno, tra l'altro, la Primavera, che misura 207x13x319 cm, è realizzata a tempera su tavola; la Venere invece, che ne misura 185x286, quindi insomma di fatto sono più o meno simili come formato, è in realtà di tecnica differente, perché è una tempera su tela di lino in questo caso. Rimaniamo sulla Primavera e vediamo Zefiro che abbraccia e feconda la ninfa Clori, che viene raffigurata poche oltre nelle sembianze di Flora, dea della fioritura, mentre al centro della composizione, leggermente arretrati, abbiamo Venere, castamente vestita, dea dell'amore e della bellezza, e Cupido raffigurato bendato mentre sta scoccando il dario d'amore. A sinistra danzano in cerchio le tre grazie, divinità minori, benefiche, prossime a Venere, e infine l'ultimo personaggio è Mercurio, il messaggero degli dei,
con indosso elmo e calzari alati che con il suo caduceo sfiora una nuvola. Probabilmente questo è il ritratto appunto di quel Pier Francesco de' Medici che citavamo appunto poco fa. Rimane, ora non è questa la sede davvero perché occorrerebbe troppo tempo per elencare le diverse ipotesi che i vari storici dell'arte e studiosi hanno, diciamo, messo in campo per spiegare il significato così ambiguo e complesso. Quello che mi sento di dirvi è che sicuramente è un'opera che celebra l'amore, celebra la pace, celebra la prosperità. Sono state individuate centinaia e centinaia, se non migliaia, di specie arboree floreali rappresentate da Botticelli. Abbiamo zagare con arance, quindi frutti e fiori, fiori e frutti insieme, quindi due stagioni differenti. Abbiamo poi questo verde del fondo che oggi è molto scuro, ma che in origine doveva essere assolutamente brillante. E l'abbondanza è certamente rappresentata sia dalle forme delle donne, insomma, che soprattutto da questa abbondanza di fiori e di frutti. Il pandan, perlomeno il pandan come li vede Giorgio Vasari nella villa, dicevamo poco fa, della primavera, è la cosiddetta nascita di Venere, un titolo tra l'altro che non è propriamente corretto perché Venere qui è già nata, anzi sta approdando all'isola di Cipro, verso l'isola di Cipro, e la composizione quindi raffigura la Dea dell'Amore mentre arriva sull'isola lei sacra, e si trova in piedi sopra una grande conchiglia, pura e perfetta, vedete come una perla. Una giovane donna l'accoglie, viene identificata con una delle grazie oppure con l'ora della primavera, che le porge un manto cosparso di fiori, e le rose portate dai venti richiamano anch'esse la stagione della primavera. Venere come simbolo dell'amore e della bellezza è stata suggerita forse da Agnolo Poliziano, che è poeta amico della corte appunto dei Medici. Botticelli per la Venere prende ispirazione da una statua classica, una Venere pudica che copre le nudità con i lunghi capelli biondi, e attraverso l'applicazione di oro Botticelli riesce a conferire a questi capelli una luminosità veramente straordinaria. Chi era la modella per questa Venere? Ebbene, era la ragazza più bella del mondo, probabilmente. Era nata come Simonetta Cattaneo, questo infatti è il cognome del papà. Secondo alcuni nacque a Genova, da una famiglia nobile, secondo altri invece nacque a Fezzano, borgo di Porto Venere, per cui lungo il Golfo della Spezia. E anzi, il mare alle spalle della Venere che abbiamo poc'anzi descritto rappresenterebbe proprio nelle sue coste frastagliate il Golfo dei Poeti, dove Simonetta trascorre la giovinezza, ed è proprio alle grazie di Porto Venere a Fezzano che viene vista da appunto il futuro marito che la porterà a Firenze, facendone la donna più bella e più amata dai fiorentini, non soltanto insomma dal marito, come logico che fosse, ma anche dagli stessi Medici. Giuliano ne era innamorato. Durante una famosa giostra, il palio, diciamo, della giostra vinta da Giuliano de' Medici era proprio l'avere lo stendardo dipinto da Botticelli con la rappresentazione appunto di Simonetta Vespucci. Il problema è che la sua trasferta fiorentina sarebbe durata poco, perché all'età di soli 23 anni, il 26 aprile del 1471, sarebbe morta di tisi o di peste. Tutta Firenze avrebbe partecipato ai funerali. Lo stesso Lorenzo, che ne era, diciamo così, innamorato, scrive: «O chiara stella, che coraggi tuoi, toglie le vicine stelle il lume, perché splendi assai più del tuo costume?» E quindi immagina Simonetta come una stella salita in cielo per arricchire il firmamento. Simonetta viene rappresentata diverse volte da Botticelli, secondo alcuni avrebbe prestato il volto anche a Palla di Epidoma al Centauro, che state vedendo, un'altra opera straordinaria, piuttosto che la Venere Marte, quindi guardate la biondissima figura di Venere
colta appunto sulla sinistra della composizione in una maniera così classica, utilizzando tra l'altro il volto di Simonetta anche per quadri come questi che vengono rappresentati anni dopo la morte della stessa. A proposito di morte, nel 1492, che è un anno con un fatidico, insomma, conosciuto in tutto il mondo, muore Lorenzo de' Medici, Lorenzo il Magnifico. Con la sua morte sicuramente si chiude un capitolo della storia fiorentina che non ha avuto forse altri uguali nel mondo. La situazione politica precipita, i Medici vengono cacciati, qualche tempo dopo si instaura una repubblica fiorentina e inizia così ad attirare le folle un frate domenicano, che conoscete tutti, il cui nome era Gerolamo Savonarola. Savonarola comincia a, diciamo, arringare le folle, invitando tutti a bruciare questi grandi fuochi delle vanità, come venivano chiamati, cassoni nuziali, libri, dipinti, che rappresentavano scene mitologiche che erano considerate peccaminose, come espressione di un rinnovato interesse per il paganesimo. Il giovane Botticelli, il nostro Botticelli non rimane immune dalle prediche del Savonarola, così come altri suoi concittadini, e pensate a un cambiamento incredibile nella sua arte. Guardate quest'opera, La Calunnia, è un'opera che difficilmente ne potremmo attribuire a Botticelli alla luce di quanto abbiamo detto finora. Ora, lo stile rimane lo stesso, le figure chiaramente vengono così, il suo stile rimane inconfondibile, però guardate la confusione, guardate la tensione, guardate la drammaticità che abbiamo in questa rappresentazione. Il quadro va letto da destra verso sinistra, possiamo vedere il re Nida, riconoscibile dalle orecchie di asino, nelle vesti del cattivo giusto, sul trono, consigliato da ignoranza e sospetto. Davanti a lui sta il livore, cioè il rancore, quell'uomo col cappuccio marrone che tiene per il braccio La Calunnia, una donna molto bella che si fa acconciare i capelli dall'insidia e dalla frode, mentre trascina a terra il calunniato impotente e con l'altra mano impugna una fiaccola che non fa luce proprio perché simboleggia la falsa conoscenza. La vecchia sulla sinistra è rimorso, l'ultima figura invece di donna sempre a sinistra è la nuda Veritas con lo sguardo rivolto verso il cielo. E questa svolta si riflette anche in altre opere, quali per esempio, guardate questo compianto che abbiamo a Milano al Pol di Pezzoli, toni aciduli, questo nero del sepolcro che si trova sullo sfondo e che diventa parte pregnante del dipinto, molto intensa, preponderante. Guardate la croce che formano i personaggi. Ecco, Botticelli non sarà più lo stesso, morirà a 65 anni, povero e informe, secondo Giorgio Vasari, e rinnegando forse in un certo modo quegli ideali di bellezza che lo avevano così affascinato durante gran parte della sua esistenza, insomma della sua vita. Bene, e con la morte di Botticelli, insomma la chiusura di un'epoca che era segnata insomma così dalla scomparsa di Lorenzo de' Medici, vi ringrazio, vi invito a riguardare, se volete, anche gli altri video sul nostro canale YouTube. Abbiamo cominciato appunto con Raffaello per i 500 anni dalla morte, poi abbiamo parlato di Caravaggio e infine, prima di Botticelli, di Giambattista Tiepolo. Bene, ci rivediamo presto con un altro artista rigorosamente italiano. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Arrivederci.